Lorenzo Bani, nuovo presidente dell'ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, si è insediato insieme al nuovo consiglio direttivo. Il passaggio di consegne con il presidente uscente Giovanni Maffei Cardellini è stato nella Sala Gronchi a San Rossore alla presenza del presidente della Toscana Eugenio Giani e del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. Giani ha parlato di un parco incentrato sulla partecipazione, la vita fluviale nelle acque dell'Arno e con al centro eventi di respiro regionale e nazionale e ha auspicato una visita del presidente della Repubblica Mattarella. E conseguentemente manifestazioni, iniziative che sicuramente una persona come Lorenzo Bani riuscirà a portare avanti, perché ne ha tutte le caratteristiche. Da un lato amministratore a Pisa in varie occasioni, in vari anni, lo ricordo come assessore all'ambiente, per questo ecco l'idea della presidenza del parco, ma è persona anche molto legata attraverso l'associazionismo, l'ente di promozione che ha guidato a livello nazionale, la WISP, a eventi che abbiano un significato valoriale. È privilegio in Toscana di avere un sistema di parchi naturali di primissimo livello, dobbiamo investirci di più. Il PNRR deve andare esattamente in questa direzione, i parchi devono essere sempre meno un vincolo e sempre più un'opportunità di crescita sostenibile. Che parco sarà quello guidato da Lorenzo Bani? Noi dobbiamo ricreare un sistema che permetta che il parco sia veramente condiviso da tutti i cittadini e cittadini pisani per quanto riguarda San Rossore e gli altri per quanto riguarda tutte le altre parti del parco, compreso il lago di Massaciuccoli. Noi bisogna far sì che questo parco sia finalmente un punto di riferimento per i cittadini, ma anche per il turismo ambientale che in gran parte d'Europa si sta realizzando. Il nuovo consiglio direttivo è composto da Maurizio Bandecchi, Alessandra Buscemi, Francesca Ceccarini, Letizia Checchi, Alessandro Corretti, Paola Nuvoli e Claudia Principe.